Ciao, dopo alcuni giorni di pausa ricominciamo con l'appuntamento della lettura quotidiana e volevo inaugurare oggi, visto che inizia un nuovo mese, una nuova rubrica, chiamiamola così, che riguarda la natura. Vi leggerò alcuni post dal profilo Facebook di Susanna Tamaro, che in questi giorni di quarantena ha osservato la natura intorno a casa sua. Un po' come abbiamo fatto noi su suggerimento della professoressa Manfredi quando abbiamo guardato fuori dalla finestra per percepire i cambiamenti e il passare del tempo, nonostante noi fossimo chiusi in casa. Inizio. Avete presente quando si assiste ai fuochi d'artificio e dall'intensificarsi dei botti si capisce che sta arrivando il gran finale? Ecco, i giorni compresi tra il 24 aprile e il 1 maggio, alla latitudine e alla longitudine in cui vivo, costituiscono proprio il gran finale. Il 24 sono arrivati dall'Africa gli ultimi migratori, i magnifici gruccioni, e lo stesso giorno, dai loro ritiri fangosi, come principesse riportate in vita da un bacio, si sono svegliate le allegre rane. Il lillà e il biancospino sono fioriti. E la caccia si appresta a farlo. Chi ancora non si è accasato, soprattutto tra i volatili, cerca di farlo in questi giorni. Dopo il botto finale, a maggio scenderà nel bosco e nel giardino l'operoso silenzio della cova. Poi, con le nascite, inizierà la febbrile ricerca di cibo per nutrire i nidiacei. Intanto, da alcuni giorni, il direttore d'orchestra è uscito dal camerino e ha iniziato le prove generali. Con mia sorpresa ha cambiato podio. Non sta più in un certo groviglio di cespugli in fondo al giardino, ma in una siepe che si trova proprio davanti alla finestra dello studio in cui scrivo. Il suo concerto, come tutti i concerti seri, si svolgerà di sera, ma intanto si esercita tutto il giorno. Ora, però, è venuto il momento di presentarvi un altro dei grandi protagonisti. Abbiamo conosciuto il metronomo, l'upupa. Ma non abbiamo ancora fatto conoscenza di colui che batte il bastone sul proscenio per annunciare l'inizio dello spettacolo. Chi è? Ma è il picchio. Non vi è mai capitato in primavera, camminando nei boschi, di sentire uno strano tambureggiare, qualcosa di simile alla percussione di un xilofono? O magari vi è capitato di sentirlo durante le lezioni? Per produrre quel suono, il picchio va alla ricerca di rami secchi o cavi. E da lì, nel folto del bosco, manda il suo messaggio amoroso. Oltre a usare lo xilofono per trovare la sua anima gemella, usa anche la voce, ma senza offendere, non si può proprio dire che si tratti di un bel canto. Piuttosto lo paragonerei a una specie di risata. E chi non vorrebbe un compagno che ama ridere? E d'altra parte, con il becco lungo e la lingua di 10 centimetri che si ritrova, è un po' difficile immaginarlo impegnato in un gorgheggio. A compensare questa mancanza, il mondo è bello perché è vario, è stato premiato con la bellezza del suo piumaggio, un meraviglioso verde con tocchi di giallo e la parte anteriore del capo rossa nei maschi e grigio-verde nelle femmine. A differenza di tutti i protagonisti alati di cui abbiamo parlato, il picchio non arriva dall'Africa, ma vive tutto l'anno assieme a noi. E, diversamente dall'upupa che svetta solitaria come il passero del leopardi, i picchi costituiscono una vera folla, 40 generi con ben 209 specie. Il protagonista di oggi, il picchio verde, Picus virdis, in assoluto il più diffuso, è una delle quattro specie presenti nel nostro paese, oltre al nero, al rosso maggiore e al rosso mediano. Grazie ai meravigliosi documentari della TV, sappiamo tutti ormai degli orango del Borneo e degli aie aie del Madagascar, ma non sappiamo nulla degli animali che discretamente ci vivono accanto. Per introdurre il nostro personaggio, comincerò con il dirvi che quando la cesta con Romolo e Remolo si arenò sotto un fico, oltre alla lupa c'era anche un picchio verde che contribuì ad allevarli. Presso i popoli del centro Italia, Umbri in testa, il picchio era l'uccello a ruspice per eccellenza. Plinio infatti racconta, ma questo ve lo dirò alla prossima puntata. Spero vi sia piaciuto. Ho scelto il picchio perché sono sicura che l'abbiamo sentito tutti e domani continueremo.
continueremo con il resto. Ciao, buon pomeriggio!